Ma non stiamo ancora registrando, beh, adesso stiamo anche registrando. Buonasera a tutti. Buonasera a Paola, Paola Bernardi, avvocato e Buonasera. sinologa. Non necessariamente in quest'ordine, giusto Paola? Tu preferisci dalla tua bio sinologa prima ancora che giurista. Comunque, insomma, sei entrambe le cose. Hai vissuto tantissimi anni in Cina, conosci benissimo la Cina, il mercato cinese. Non soltanto da un punto di vista, diciamo, economico, ma anche, insomma, da un punto di vista della programmazione, se vogliamo, sì, ad ampio spettro, quindi della programmazione politica. E stasera, appunto, abbiamo qui il piacere di averti perché vogliamo chiederti un po' di cose appunto, sulla Cina, qual è la posizione cinese, come noi Italia e noi, Unione Europea, noi Europa, possiamo cogliere le occasioni che sicuramente si presenteranno e come possiamo invece navigare magari, no, nelle sfide e nelle sottigliezze anche di un rapporto che non è sempre, non è sempre così semplice da leggere. Paola, ti chiederei anzitutto magari di presentarti brevissimamente, poi passiamo in mediaset. Beh, innanzitutto grazie perché è una bellissima occasione di confronto, anche perché so che sono temi che abbiamo scelto sono spero di interesse, sono molto attuali e parlano di una Cina un po' diversa da quella che leggiamo sulla stampa italiana o sentiamo al TG alle 8 la sera. E quindi spero di riuscire a offrire una prospettiva un po' diversa. Come diceva Roberto, io sono un avvocato, quindi un po' la deformazione professionale del giurista inevitabilmente c'è, ma farò del possibile per non essere, come posso dire, noiosa o approfondire temi che magari anche vista l'ora non lo meritano. Credo però sia veramente una bella occasione, perché abbiamo scelto temi che spaziano dal recente accordo fra la Cina e l'Unione Europea, se ne è parlato anche se non tantissimo, alla rivoluzione green, quindi che cosa sta succedendo in Cina dal punto di vista ambientale e digitalizzazione. E come colleghiamo questi tre temi? Se magari entriamo nel vivo Sì, della. infatti io inizierei appunto dall'accordo comprensivo sugli investimenti, no? Il Comprehensive Agreement on Investment che l'Europa, l'Unione Europea, ha pubblicato pochissimo tempo fa, se non erro a 30 dicembre, 20 dicembre, perfetto. Quali sono le novità? Anzitutto, a che cosa serve questo documento? Quale impatto ha sulle relazioni tra noi e la Cina? E quali sono i punti salienti? Guarda, faccio una premessa, perché analizzare l'accordo da solo di per sé offre posso dire, una prospettiva molto limitata. Dobbiamo collocarla in un quadro un po' più ampio. Usiamo insomma una chiave di lettura, una chiave di lettura che ci consente anche poi di capire perché è stato firmato e che cosa c'è scritto in questo accordo e perché sia rilevante. Teniamoci poi la chiave di lettura un po' da parte, poi capiremo magari nell'ambito del discorso il perché di questa scelta. La chiave di lettura è leadership globale, cioè la Cina mira a una preminenza a livello geopolitico. In maniera molto evidente, almeno per chi segue la Cina, appunto in un quadro un po' più ampio. Quindi dobbiamo vedere questo accordo proprio in questo contesto. Intanto, di nuovo, sono giurista, un accordo è un documento che vuole essere, tra virgolette, vincolante, non è che è un accordo tra stati, ma sempre un accordo, quindi con delle obbligazioni specifiche. Ecco, questo non è un accordo. Mi sono andata a vedere bene il comunicato stampa dell'Unione Europea. Accordo in principio. In principio è la parola chiave, non è un accordo. Se fossero due imprese sarebbe una lettera di intenti, un MOU, un Memorandum of Understanding. Hanno voluto fissare alcuni principi fondamentali sui quali, una sorta di understanding, sui quali si sono trovati d'accordo.
quindi manca tutto un aspetto di finalizzazione del testo, poi oltre ovviamente a quello che è l'iter approvativo, il Parlamento europeo, insomma le istituzioni europee che dovranno approvare questo documento, e che ha una rilevanza notevole in quanto andrà a sostituire quelli che sono gli accordi sugli investimenti dei singoli stati con la Cina. Diciamo però che dall'analisi di questo accordo in principio la via sembra ancora lunga. Siamo fermi ai principi. Abbiamo analizzato quali sono questi principi e notiamo che ci sono quattro settori di understanding, di mutuo accordo tra le parti. Un primo ambito è quello del market access, quindi l'accesso al mercato cinese, tema caldo da decenni ormai, perché la Cina ha da sempre un regime discriminatorio nei confronti delle imprese a capitale straniero, quindi l'impresa europea che è in Cina non è mai stata trattata, anche proprio dal punto di vista normativo, come un'impresa cinese. C'erano settori in cui l'investimento era precluso, settori in cui si poteva entrare solo in partnership, quindi in joint venture con la società cinese, ma proprio le procedure di costituzione, quindi accesso al mercato, erano diverse. C'era un iter approvativo discrezionale. Ecco, nell'ambito dell'accordo Cina-UE questi aspetti sono stati affrontati, c'è stato un impegno reciproco ad abbandonare pratiche discriminatorie, garantire una parità di trattamento e a consentire l'accesso in tutta una serie di settori. Analizzato questo aspetto, abbiamo fatto, io e i miei colleghi che ci siamo un po' confrontati su, diciamo, cosa hanno scritto a livello così alto, ci siamo un po' confrontati su quello che è, dal punto di vista concreto, il paragone tra la realtà giuridica attuale e questi principi. E non abbiamo trovato, come posso dire, la coerenza che ci aspettavamo. Vi porto un esempio concreto. Automotive. Settore automotive fondamentale per l'Europa in Cina. Pensiamo a Volkswagen, Citroën, Fiat e quant'altro. Settore automotive, l'accordo celebra l'apertura del mercato, quindi l'abbandono dell'obbligo di investire in Cina per produrre auto in joint venture. Volkswagen in joint venture, Fiat in joint venture, Citroen in joint venture, cioè non esiste un produttore di auto straniere in Cina che non sia in joint venture. Quindi dovrebbero cadere queste barriere e i produttori di auto entrare liberamente in Cina con una società a intero capitale straniero. Non abbiamo trovato la coerenza che cercavamo perché dal 2019 la Cina ha varato una norma rivoluzionaria, soprattutto per noi che ci occupiamo di investimenti in Cina, una nuova norma sugli investimenti stranieri che ha fatto cadere tutta una serie di paletti, tutta una serie di limitazioni, ha inoltre modificato la Cina, il catalogo degli investimenti, quelli che dicevo prima che erano incoraggiati, limitati, preclusi, l'ha modificata in maniera radicale, quindi dal 2019 sono caduti i limiti alla produzione di auto in Cina. Cosa vuol dire? Tesla ha potuto avviare la costruzione della Gigafactory, la chiama una fabbrica mostruosa, per la produzione di auto elettriche, ma è iniziato a fine 2019. Dal 1 gennaio 2020 sono cadute le limitazioni per la produzione di auto in Cina. Quindi vedete che non abbiamo trovato congruenza. Cioè, da una parte c'è questo trattato in principio che parla di apertura del mercato nel settore automotive, ma forse quella clausola l'hanno scritta nel 2018, perché non è più così quella parte. È già aperto il mercato, sì. Quindi ci hanno un po' spiazzati. Poi sicuramente l'accordo Unione Europea-Cina affronta il tema in molti settori. E ci sono molti settori dove la preclusione all'investimento straniero ancora esiste. Quindi non dubito che esistano altri settori in cui, grazie a questo accordo, in un'ottica di un anno, due anni, si potranno vedere delle nuove aperture. In questo momento, ecco, è difficile valutare quale sia l'impatto in concreto dell'accordo. Sì, sì, sì. Ma infatti me ne parlavi, no? Insomma, qualche dubbio, posso dire, l'hai sollevato già così a caldo, quando ci siamo sentiti a dicembre. E peraltro,
Però mi sembra, insomma, ci sia un elemento di novità, cioè il fatto che l'Unione comunque abbia avocato a sé, se vogliamo, no, le trattative, no, con la Cina, quindi un po' ponendosi sulla front line, diciamo, no, rispetto poi invece alle iniziative dei singoli stati membri. Che, Questo quindi la parola d'ordine potrebbe essere coordinazione, andiamo tutti insieme. è fondamentale, anche perché la Cina da questo punto di vista non ha mai nutrito grande, spiace dirlo, grande fiducia nella capacità degli stati europei di unirsi. Mi ricordo quando studiavo all'Università di Pechino, Organizzazione Internazionale, c'era una professoressa bravissima di diritto dell'Unione Europea, a quel tempo non ancora europea, però insegnava con cinismo, cioè insegnava mettendo in evidenza tutte le incongruenze, tutti i problemi. Quindi dal punto di vista cinese l'Unione Europea è sempre stata vista con qualche dubbio. Però questo accordo ci dice anche qualcosa di più, ci parla anche di un cambiamento in questo tipo di approccio. Anche perché, come dicevo prima, se lo analizziamo in un quadro più ampio, e consideriamo che sono 7 anni che negoziano, 35 round. Perché hanno firmato il 30 dicembre? Perché proprio a dicembre? Perché firmare un accordo in principio? Perché non aspettare magari l'anno prossimo di arrivare magari anche a qualcosa di più concreto? Ce lo siamo chiesti, ci abbiamo pensato e l'idea è che la Cina volesse anticipare i tempi rispetto all'insediamento dell'amministrazione Biden. Voleva stabilire un contatto con l'Unione Europea, prendere una posizione, costringere l'Unione Europea a prendere una posizione, creare un asse Cina-Unione Europea per poi affrontare tutti i cambiamenti che deriveranno da questa svolta geopolitica. E questo indipendentemente dall'amministrazione, perché naturalmente a dicembre ancora non potevamo sapere, no? Che sarebbe stato Biden. A dicembre di quest'anno, era Sì. dicembre, sì, si sapeva già, c'era solo Trump convinto di non aver Sì, vittorie. vabbè, sì, hai ragione, perché chiaramente la firma è stata il 20, quindi giustamente. E quindi ci sono dei Quindi tu dici, scusa, commentari. giusto perché io ho questo punto, quindi c'è stato proprio un rush finale sulla firma, nel senso che probabilmente Un hanno rush, atteso, quindi che si esatto. sapesse, no, il nome Firmiamo. del vincitore, e però una volta saputo quel nome, prima della proclamazione ufficiale. Esatto, firmiamo, prendiamo posizione, facciamo vedere che mostriamo che c'è un rapporto, una negoziazione che porta dei risultati, un documento scritto. Quindi, da una parte, l'Unione Europea mostra unità nel firmare questo trattato che, come dicevo, andrà a sostituire quelli degli stati nazionali. Quindi, dal punto di vista dell'Unione Europea, una forte presa di posizione di unità. Dall'altra parte, la Cina vuole rafforzare questo rapporto. In funzione poi del cambiamento che arriverà nei rapporti con gli Stati Uniti. Quindi, di nuovo, in un'ottica di leadership globale, la Cina si vuole porre come un interlocutore importante rispetto all'Unione Europea. Ed ecco il rush finale per firmare questo accordo in principio, invece di attendere magari ulteriori round, ulteriori sviluppi e approfondimenti. Comunque, per tornare al contenuto dell'accordo, ci sono altre clausole, tra virgolette, molto interessanti, perché hanno affrontato molti temi caldi, anche temi che la Cina non affronta molto volentieri. Si parla, per esempio, nell'accordo di social dumping, quindi di impegno della Cina ad evitare quelle pratiche che portano a un trattamento del lavoro dipendente. Posso dire, volto a diminuire il costo e quindi attirare investimenti stranieri, quindi volto a preferire un'ottica economica quasi internazionale piuttosto che la tutela del lavoratore. Quindi la Cina si è impegnata ad evitare pratiche di questo tipo. Di nuovo, in concreto, in che cosa si tradurrà questo tipo di principio? Faccio fatica ad immaginarlo perché. Ho anche chiacchierato un po' con colleghi cinesi che si occupano proprio di diritto del lavoro. Il diritto del lavoro in Cina è una notevole stabilità rispetto invece ad altre normative che sono molto cambiate nel corso del tempo. Il diritto del lavoro ha una sua coerenza nel corso del tempo, è caratterizzato ovviamente da differenze rispetto alla normativa a cui siamo abituati noi. In Cina si licenzia molto più facilmente,
dal worker al manager, però ha un suo equilibrio, ovviamente connesso a un'economia costantemente in crescita. Sì, ti licenzio più facilmente, vabbè, ma tu troverai un altro lavoro. Quindi c'è un equilibrio sociale che il partito, Pechino, tengono moltissimo a mantenere. In che modo questo discorso di social dumping vada a impattare in questo contesto, di nuovo, non lo so, è veramente difficile da prevedere. E un ultimo aspetto che volevo evidenziare, perché se ne è parlato un pochino in Italia, pochissimo, è più un argomento che leggo sui giornali americani, i trasferimenti forzati di tecnologia. Non so se tu hai percepito qualcosa, ma a livello internazionale se ne parla tanto, perché la Cina è accusata di portare le imprese a questi trasferimenti forzati di tecnologia. Anche in questo caso l'accordo contiene un impegno della Cina ad evitare questi trasferimenti forzati di tecnologia. Ci siamo chiesti, abbiamo fatto un'analisi per cercare di capire cosa significhi, perché attualmente trasferimenti forzati di tecnologia non si vedono. Una volta sì, una volta esisteva una norma che imponeva a qualsiasi società concedesse in licenza tecnologia in Cina, c'era proprio una norma, quindi mandatory, una norma che non poteva essere derogata contrattualmente, per cui il contratto di licenza doveva contenere una clausola che autorizzava la società cinese a continuare ad usare la tecnologia alla scadenza. Quindi dare licenza a una società cinese significava che la tecnologia era data e mai più sarebbe tornata indietro. Ma è una norma vecchia, una norma che è scomparsa nel 2014. Adesso trasferimenti forzati di tecnologia si vedono, forse si possono essere chiamati così, in quei settori in cui l'investimento è ancora precluso, o comunque limitato, per cui settori sensibili, telecomunicazioni, ambito finanziario, agricoltura. Ecco, forse in quegli ambiti, se una società straniera vuole investire in Cina, lo fa perché i cinesi hanno bisogno della sua tecnologia e quindi la chiave per l'accesso al mercato è condividere la tecnologia. Quello sul piatto, sì. E peraltro sono settori in cui i stessi settori in cui l'Europa invece ha raggiunto o vuole raggiungere una autonomia, no, dall'esterno. L'agricoltura, le telecomunicazioni, certo, la difesa, se vogliamo. Certo. Tra l'altro in Cina esiste una politica detta Made in China 2025. Il 2025 la Cina entro quell'anno mira a essere autonoma su tutte le core technologies, quindi su tutte quelle tecnologie in tutti gli ambiti, non solo telecomunicazioni, ma in tutti i settori, a divenire autonoma. Ovviamente una politica che ha subito un'accelerazione durante l'amministrazione Trump, che ha cominciato a far pesare alla Cina la dipendenza dal punto di vista tecnologico dagli Stati Uniti. Quindi una politica che la Cina attua attraverso investimenti massicci, acquisizioni, sussidi, incentivi alle imprese perché sviluppino R&D, creazione di centri di ricerca, insomma. È una politica che si traduce in misure molto, molto concrete che mirano proprio all'autonomia dal punto di vista tecnologico. Però Paola, noi ormai viviamo in un'epoca di filiere del valore globali, no? Cioè, secondo te i tre grandi soggetti che si muovono un po' su uno scenario così, appunto su un teatro internazionale, cioè, quindi gli Stati Uniti, la Cina e noi, non siamo tutti interdipendenti l'uno dagli altri, no? Non è un po' illusorio pensare di poter raggiungere per ciascuno dei tre soggetti una indipendenza dall'esterno? O forse per la Cina no? È un approccio semplice. La Cina non è vissuto in questo modo. È un approccio veramente politico. È una scelta. È ovvio che c'è interdipendenza, però se sono io che ho la tecnologia e le mie imprese la portano all'estero, creano collaborazioni con l'estero, è una cosa. Se io non ho questa tecnologia e posso essere ricattato, tra virgolette, come è successo in questi ultimi 2 anni, diventa un problema. Cioè, pensare alla guerra dei microchips che è in corso adesso. Cioè, se la Cina che compra microchips in tutto il mondo venisse preclusa questa possibilità, è ovvio che la Cina sta investendo in maniera inimmaginabile per sviluppare e acquisire tecnologie che consentano loro l'autonomia nella produzione di microchips.
Sì, però è anche nell'altra direzione, nel senso che sia noi sia gli Stati Uniti dipendiamo dalla Cina per tecnologie di cui aziende cinesi hanno il brevetto. Ad esempio, appunto, si parlava, no, di 5G. Sul 5G, noi non, ad esempio, avevo letto un rapporto del governo britannico, su cui ammettono di non essere indipendenti, di non essere indipendenti da tecnologie cinesi. Ma la Cina vuole raggiungere quell'obiettivo lì. Cioè, loro sì, però chiaramente no, e gli altri no, certo. Essere È lei la ovvio, ovvio, sì. più avanzata. Ecco, forse non ho detto che miri alla chiusura, No, assolutamente certo. no. Iniziative come la Belt and Road e tantissime altre iniziative che si vedono, di cui si parlano quotidianamente sui giornali, dimostrano. La Cina si espande la propria influenza, distribuisce la propria tecnologia, non c'è nessun problema, l'importante è che la tecnologia sia sua. Sì, però questo può essere un punto di attenzione. Se noi ci poniamo da un punto di vista non cinese, no? E abbiamo appunto come interlocutore un soggetto come la Cina, che correttamente, insomma, fa interesse nazionale, il suo interesse nazionale, e appunto mira a diventare completamente indipendente da tecnologie estere, però nello stesso tempo esporta le proprie, magari, no? Anche beh, può giustificare un po' l'ansia che abbiamo noi europei, no? Rispetto invece alla dipendenza da tecnologie Non cinesi o possiamo comunque tecnologie non europee. farci niente, nel senso E che possiamo sviluppare anche noi la nostra indipendenza. sì, dobbiamo Certo, certo, investire come fanno loro certo, in certo. tecnologia, in modo Investimenti. tale, è una delle strade indicate, no? Invece di limitarsi a dire no al 5G cinese, potenziamo quelle società che stanno sviluppando tecnologie proprie per il 5G, che non sono ancora arrivate al punto al livello di Huawei, ma ci vorrà ancora un po' di tempo, ma potrebbero arrivarci. Allora, invece di limitarsi a dire no al 5G perché è cinese, potenziamo altre tecnologie. Però dobbiamo anche fare i conti con posso dire, lo svantaggio che il fatto di non utilizzare determinate tecnologie potrebbe creare. Quindi, sono valutazioni da fare, ma delle quali la Cina proprio, posso dire, si disinteressa, nel senso che vuole sviluppare le proprie tecnologie, vuole diffonderle, e lotta con i denti per farlo in tutti i paesi del mondo. E lo fa, anzi, in Beh, maniera appunto, è evidente che dobbiamo farlo anche noi, no? Insomma, mettere in campo investimenti adeguati perché appunto una dipendenza dall'esterno non piace a nessuno. ma guardiamo che cosa ha fatto la Cina negli ultimi anni. Dal punto di vista tecnologico, parliamo di digitalizzazione. Cioè, guardiamo che cosa è successo. Il 5G è solo un aspetto in cui effettivamente sono riusciti a raggiungere un livello di leadership, possiamo dire, ma non c'è solo quello. E soprattutto questo non è un caso, nel senso il fatto che abbiano raggiunto questo tipo di sviluppo. Poi io non sono un'esperta di 5G, quindi magari non posso neanche dire che la leadership sia cinese, però diciamo che hanno raggiunto un livello di sviluppo di questa tecnologia di tutto rispetto, no? Questo Indubbiamente su questo. non Ma è un caso. la leadership è certamente cinese, su questo per il Ecco, ma momento non c'è non è un dubbio. caso, cioè, non guardiamola solo in senso negativo, guardiamo anche cosa c'è No, no. dietro. Cioè, dietro c'è una pianificazione che è stata fatta a tavolino da leader cinesi che sono super competenti, sono tutti manager, PhD, molti dei quali tornati dagli Stati Uniti, che a Pechino si sono seduti intorno al tavolo a definire il tredicesimo, poi l'attuale quattordicesimo piano quinquennale, e hanno scelto, ok, in quali settori vogliamo primeggiare? Quali sono i settori di In futuro tutti. possiamo primeggiare? E hanno scelto quelli dove esisteva un gap, ma un gap colmabile. E hanno investito sotto tutti i punti di vista, con una pianificazione di dettaglio e con tantissimo impegno. Ora, di nuovo, non è un caso, cioè non è un caso se sotto tanti punti di vista tecnologico, ambientale, la Cina mira alla leadership, mira ad assumere una posizione di rilievo a livello internazionale. Non è prepotenza, non è, Beh, dire, credo.
è frutto di tanto Di una lavoro, pianificazione, certo. tanta pianificazione. E poi si parla di piani, no? A volte si parla di piani e sembra di parlare dell'antica Unione Sovietica, no? Di Mao, l'economia pianificata. Ovviamente non è così. Però in Cina un piano ha un suo significato. Cioè il piano del governo italiano per la digitalizzazione è una cosa, è un qualche cosa che c'è, che verrà influenzato da tantissime variabili, che potrebbe cambiare il prossimo governo. È una democrazia, è normale che giusto sia così. Il piano per la digitalizzazione della Cina è un piano che viene attuato in concreto, anno per anno, e raggiunge gli obiettivi che sono stati prefissati inizialmente. Non ci pronunciamo dal punto di vista, come posso dire, una valutazione della tipologia di governo, no? Lasciamo un attimo questo aspetto, guardiamolo solo in termini concreti. Se la Cina un giorno si è seduta a un tavolo e hanno definito un piano quinquennale che doveva portare la Cina alla leadership dal punto di vista tecnologico, hanno definito tutte le strade attraverso le quali perseguire questo obiettivo e l'hanno attuato. L'hanno attuato su tutto il territorio nazionale, con modalità per noi impensabili. Quindi quando la Cina dice che vuole diventare leader in ambito tecnologico o che nel settore ambientale vuole dare vita ad una svolta, vuole raggiungere la neutralità carbonica nel 2060, quello è un piano, non è un politico che fa una dichiarazione propagandistica così ad una televisione di Stato. C'è un piano dietro e visto quanto bravi sono ad attuare i loro piani, io personalmente ci credo, la Cina entro il 2060 raggiungerà la neutralità carbonica. Bene, Paola, io direi, affrontiamo un po' il tema dell'ambiente, no? Che è un altro tema centrale, appunto, perché anche qui l'Europa ha da parte sua alle sue mire, le sue ambizioni, no? Dal punto di vista Da della questo punto di sostenibilità vista ambientale. sono allineati, E nel sono senso allineati, esatto. che l'accordo in principio stabilisce una serie di principi in materia di sviluppo sostenibile, quindi non solo dal punto di vista lavoro, ma anche dal punto di vista ambientale. E da questo punto di vista veramente c'è allineamento, perché negli ultimi anni, mentre gli Stati Uniti si sono tirati indietro, Trump ha fatto scelte drastiche da questo punto di vista, è uscito dall'accordo di Parigi. La Cina invece ha colto l'occasione per andare avanti di nuovo questa ambizione di leadership, però è così. Quindi ha fatto dei passi avanti notevoli, di nuovo frutto di quella civiltà ecologica di cui parlava Xi Jinping all'avvio del tredicesimo piano, era il 2016, si parlava di Green Revolution e da allora investimenti, pianificazione, stimoli hanno sviluppato per esempio una capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili incredibile in tutti i settori delle fonti rinnovabili. E per riconnettermi a quello che dicevi tu prima, il chiudersi, no? Il raggiungere l'autonomia. Ecco, cosa vuol dire, per esempio, nell'ambito delle energie rinnovabili, la ricerca dell'autonomia? Intanto vuol dire non dipendere più dal carbone, il 58% del carbone cinese è importato, credo il 38-40% del petrolio è importato. Appena tira vento in Medio Oriente, la Cina trema. Appena l'Australia critica le modalità di gestione del Covid, la Cina si agita perché compra petrolio dall'Australia. Quindi la ricerca di autonomia in questo settore è molto forte. Le rinnovabili offrono un'occasione di autonomia pazzesca, ma non di chiusura. Per esempio, c'è questo progetto incredibile, di questa Great Grid. La creazione di una rete per la distribuzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, ma non solo in Cina. È un progetto che coinvolge vari paesi della Centrasia e del sud-est asiatico per creare una rete che consente di trasportare l'energia da fonti rinnovabili, andando a risolvere quel problema fondamentale che le rinnovabili producono energia dove non serve e quando non serve. Bisogna distribuirla in maniera intelligente, in maniera tecnologicamente molto efficace. Una rete transnazionale consente di andare a risolvere un problema di questo tipo. Ovvio, c'è la Cina che si pone come il titolare delle tecnologie, che va a costruire nei paesi limitrofi, crea rapporti politici, economici in ambito energetico e crea una rete pazzesca. Quindi è questa l'ottica, sviluppo la tecnologia, la sfrutto nel miglior modo possibile, coinvolgendo tutti i paesi che riesco a coinvolgere,
ovviamente esercitando quel soft power che è il potere a livello geopolitico. Possiamo dire, scusa Paola, che in questo modus operandi noi e loro siamo simili, dopo tutto convergiamo, no? Perché noi, né noi né la Cina, dopo tutto, abbiamo accesso alla potenza militare, ad esempio, quindi a quel tipo di, no? Di power, di spinta geopolitica che gli Stati Uniti invece hanno. Invece, sì, decisamente. Invece il nostro, appunto, il nostro approccio, ma anche quello cinese a questo punto, da quello appunto che tu ci stai raccontando, è più soft, più sottile, più sofisticato. E però richiede chiaramente una rete di, poi, no, di contatti, una rete di relazione quindi con tutti i soggetti che si muovono in ambito regionale. E peraltro in questo, secondo te, se vogliamo vederla come gara, quella verso appunto la neutralità carbonica, comunque l'indipendenza l'indipendenza dal fossile e così via, chi vince? O possiamo arrivare ad un ex aequo o siamo destinati? C'è un problema fondamentale di punto di partenza. Ora so che questa è la grande difesa della Cina dai detrattori di questi grandi passi avanti, perché da una parte dico la Cina sta vivendo una svolta, sta investendo tanto, ha fatto tanti passi avanti. C'è ovviamente chi, numeri alla mano, dice sì, ma è ancora il paese che inquina più di tutti. In termini di emissioni CO2, non solo il paese che ne mette di più, ma anche i tassi di crescita di queste emissioni più alti al mondo, batte tutti, ma anche l'India, per non parlare di Unione Europea, anzi, Stati Uniti, le cui emissioni stanno decrescendo. Però è un ragionamento da fare in un'ottica temporale. La Cina ha avuto lo sviluppo industriale successivo al nostro, il momento successivo. Ma abbiamo calcolato, se la Cina raggiungesse la neutralità carbonica nel 2060, avrebbe percorso il periodo di industrializzazione, il periodo poi di riduzione delle emissioni, in 30 anni meno rispetto a noi. Cioè, tu chi dici chi vince? Non lo so, vinciamo tutti, no? Se entro il 2050 l'Europa arriva alle net zero emission, entro il 2060 ci arriva la Cina, vinciamo tutti. Questo è il bello dell'argomento, no? Fa bene a tutti. Anche perché l'ambiente è qualcosa Esatto. che, insomma, ha sempre esternalità, no? Quindi. Però chi vince? Non lo so, la Cina è un po' indietro. Cioè, è già difficile difendere la credibilità di un piano che ti dice neutralità carbonica 2060. Sì, ma adesso stai ancora crescendo, stai costruendo ancora centrali termoelettriche, è difficile credere. Io ci credo perché credo nei piani. Perché se la Cina ha pianificato questo tipo di ristrutturazione dell'economia, vuol dire che ha fatto i calcoli, solitamente li fa abbastanza corretti, su quanto costerà, su che tipo di iniziative vanno adottate. Io ci credo, ci arriveranno, sinceramente lo spero, anzi uno di quei settori in cui la competizione internazionale veramente deve fare il tifo, no? Per potenziarla il più possibile, anche dal punto di vista tecnologico ovviamente, però dal punto di vista ambientale tocca a tutti noi. E tocca anche ai cinesi, pensa che una delle ragioni, molto spesso non considerate, di questo grande cambiamento in materia ambientale è sì economico, ovviamente, lo sappiamo tutti, gestire uno stato inquinato costa, ma in Cina è anche sociale. Immaginate uno stato dove c'è una classe media che comincia a vivere una vita simile alla nostra, molto più tecnologica, però comunque simile alla nostra, e hanno aspirazioni anche dal punto di vista della qualità della vita. Cioè, la mamma cinese vuole che il suo bambino viva in una città dove si possa respirare, dove non si rischi morti in percentuali inaccettabili per tumori connessi all'inquinamento. Quindi c'è una fetta importante che conta sempre di più della popolazione che pretende questo tipo di cambiamento. Ed essendo uno stato dove questo tipo di istanze non si possono risolvere eventualmente con il voto. Vabbè, questo governo non mi soddisfa, ne voto un altro. Ecco, il partito deve recepire questo tipo di istanze direttamente, immediatamente, perché altrimenti ne verrebbe compromessa la stabilità sociale. Quindi una delle grandi ragioni della svolta in materia ambientale cinese è perché lo vogliono i cinesi, che non, sembra una cosa, posso dire, non si legge di frequente, ma è così. Cioè, quando io parlo con la mia collega cinese che vive a Shanghai,
è contenta, cioè apprezza il governo per quello che sta facendo in materia ambientale, nonostante il costo che questo ha, ovviamente. Quindi il settore ambientale come quello tecnologico sono veramente due settori in cui la Cina sta cambiando, per quello parlavo di reshaping. Sì, sì. Peraltro questi due settori noi europei li vediamo un po' anche appunto in convergenza tra di loro, no? Cioè, ad esempio c'è chi parla di verde e di blu, no? Alludendo un po' col blu al digitale e al verde ovviamente all'ambiente, e chi fa questo discorso naturalmente vede questi due aspetti come inseparabili l'uno dall'altro, perché probabilmente anche una efficienza maggiore dal punto di vista energetico la si raggiunge attraverso tecnologie digitali, e viceversa il digitale, che a sua volta abbiamo visto qualche settimana fa un servizio della Gabanelli sui costi, no, ambientali del digitale, anche il digitale deve essere naturalmente reso sostenibile. Certo. Non so se anche questa visione, magari immagino che dal punto di vista cinese sia forse un po' accademia, no? Ma c'è un aspetto da considerare. I cinesi sono molto molto digitali, ma tanto digitali, cioè, proprio lo si vede quotidianamente camminando per le strade, interloquendo con loro, anche solo per dire dove andiamo a cena, aspetta che guardo prenotato. Però ci sono i due aspetti della rivoluzione digitale. Da una parte c'è quella d'alto livello, quella delle tecnologie complesse, e poi in Cina c'è tutto il mondo delle tecnologie d'uso quotidiano che a livello locale permeano la società in una maniera che per noi è ancora impensabile. Cioè si vengono a creare, faccio un esempio, io vado in Cina, io ho il portafoglio, sì, sono abituata, c'ho il portafoglio cinese e il portafoglio italiano, normale, no? C'è soldi dentro, la carta di credito, mi prendono in giro perché mi dicono il portafoglio, cosa fai col portafoglio? Nessuno ha il portafoglio, non c'è bisogno del portafoglio. Cioè, se andiamo a prendere un caffè, faccio la scansione del QR code, Alipay mi consente di pagare tutto. Cioè, qualsiasi tipo di acquisto viene fatto su internet, qualsiasi tipo di prenotazione è fatta su internet, sono 800 milioni di utenti. Cioè, leggevo proprio, ricollegarmi a un tema che seguivo sulla chat Utopian di questi giorni, come viene gestito l'internet con i bambini, i minori. No, e allora sono andata a vedere cosa fanno i genitori cinesi con i propri bambini. Non ho trovato niente di interessante, ma ho trovato dei numeri interessanti. Minori in Cina, il 96% usa internet in maniera quotidiana. E non c'è neanche questa gran differenza, sai, si può dire, ah beh, a Shanghai è normale, no? Al 96% siamo nelle città, al 93% nelle zone rurali e nelle zone interne. Quindi quegli 800 milioni nel giro di pochi anni, quanti saranno? E tra l'altro hanno un approccio al digitale che è molto più, posso dire, è anche diverso dal nostro. Noi, la nostra preoccupazione per tutti gli aspetti di privacy sono molto più rilevanti rispetto all'importanza che a questi aspetti viene data da un normale cinese che, beh, forse anche noi clicchiamo su accetto le condizioni di utilizzo dei dati senza particolari problemi. Su questo vorrei sì magari fare un piccolo approfondimento con te, nel senso che la visione che abbiamo noi in Italia, no, della Cina, magari di un soggetto pubblico che un po' troppo disinvolto, no, nell'uso dei dati appunto personali dei cittadini, laddove invece magari per appunto la nostra forma mentis di europei, ancora non voglio ovviamente vederla come contrapposizione, però la nostra forma mentis è un po' più appunto la privacy come diritto quasi inalienabile, no? Quindi anche nei confronti dello Stato. Lì immagino e mi confermerei che non è così. Una percezione diversa. Posso dare anche una nota normativa a questo punto di vista. Abbiamo analizzato la Cyber Security Law, che è la legge che ha regolato la gestione dei dati, il trattamento dei dati, solo 2 anni fa. E sotto molti punti di vista rispecchia il GDPR, quindi la normativa europea. Non su tutti,
però è anche quella incentrata sul consenso, al trattamento dei dati, sulla finalità per cui questo consenso viene dato. Ci sono tutta una serie di punti comuni, per cui di per sé sarebbe anche una normativa sufficientemente tutelante per il cittadino. Il problema è che è una norma che non si applica al trattamento dei dati da parte dello Stato. Quindi si creano due mondi a parte, quindi ci sono i privati, come possono trattare i dati dei cittadini, e quello che invece può fare lo Stato. Però come viene percepito questo in Cina? Ma sì, forse qualche volta qualcuno ci pensa, in principio dà fastidio, crea problemi, però soprattutto in questo periodo in cui il trattamento dei dati personali da parte dello Stato ha portato risultati rilevanti, come la gestione del Covid. La gestione del Covid come viene fatta? Attraverso la gestione dei dati personali, perché quando io devo tracciare un cittadino cinese non c'è limite alla quantità di dati che lo Stato può acquisire. Dal riconoscimento facciale, ci sono 200 milioni di telecamere pubbliche in luoghi pubblici in Cina, dal tracciamento di tutti i pagamenti che ha fatto, e quindi, come dicevo prima, sono persone che gestiscono una gran parte della loro vita attraverso questo Alipay, quindi il pagamento online. Quindi è tracciabile qualsiasi attività, dal biglietto della metropolitana al ristorante, alla telefonata, tutto. Quindi nel momento che io ho un caso di Covid, perché ne isolano 3 milioni? Perché hanno tracciato. E sono veramente quelli 3 milioni che sono entrati in contatto con quel soggetto. Quindi se anche magari normalmente il discorso della privacy sì, viene affrontato, non è che sia indifferente, però ci sono momenti in cui il bene nazionale viene riconosciuto come preponderante e quindi va bene che lo Stato gestisca dati personali. Ma ti faccio un altro esempio di un'app che per noi sarebbe, credo, inaccettabile. C'è un'app che si chiama Sesame Credit, e Alibaba, Jack Ma, sempre lui, l'ha inventata lui, ed è un'app che attribuisce uno score, un punteggio. Un'app che quindi valuta tutti gli acquisti che fai, tutti i posti dove vai, tutto quello che fai, anche solo se lasci la bicicletta non al suo posto, ma la abbandoni da qualche parte, c'è il chip, e quindi l'hai presa pagando con Alipay, e quindi l'informazione arriva al sistema. E a seconda delle scelte che la persona effettua, quindi queste enormi quantità di dati che vengono raccolti rispetto ad un'unica persona, vengono attribuiti dei punteggi. L'algoritmo ovviamente è molto complesso, ha tantissime variabili, e non si dubita che siano variabili comunque in linea con quelle che sono le direttive di Pechino. Si dice, per esempio, ma sono, come posso dire, sono illazioni quasi, perché non è che c'è sentito da nessuna parte, ma si dice che se cerchi su Baidu, il motore di ricerca cinese, Tiananmen, lo score va da giù. Se importi libri porno dall'estero, lo score proprio precipita. Lo score però, poi, cosa comporta? Io posso accedere o non accedere a determinati servizi? Esatto. Un punteggio alto noleggi l'auto senza pagare il deposito. La tua pratica per ottenere un finanziamento va avanti più spedita. Si diceva addirittura che all'aeroporto di Shanghai ci fosse un passaggio per coloro che hanno un punteggio elevato al controllo di sicurezza. Quindi ha un impatto sulla vita quotidiana, ma pensa anche, mi ricollego a un evento recente che magari interessa, Ant, quotazione, l'IPO più grande del mondo, bloccata 48 ore prima del suo lancio. Cosa è successo? Chi è Ant? Ant è collegata. Ant ha l'app MyBank. Attraverso l'app MyBank i cittadini cinesi con un clic ottengono un microcredito. Ovviamente come viene concesso il microcredito? Attraverso una valutazione del punteggio di Sesame Credit. Okay? E tra l'altro pare che l'algoritmo funzioni benissimo, perché le percentuali di default di questo microcredito sono il 2%, quindi bassissimo. Quindi, scusami Paola, tu ci stai dicendo che sono gli stessi cittadini che vogliono
usare appunto uno strumento di questo tipo perché se si comportano bene lo strumento gli dà dei vantaggi, un po' se vogliamo come una carta di credito, no? Che magari con cui puoi accumulare dei benefit. Diciamo che è apprezzato dai cittadini che vivono la loro vita in maniera normale, che non hanno ambizioni di Però politica. poi almeno la narrazione che si fa qui invece appunto, del citizen credit è che al contrario, quando poi tu invece bene non ti comporti, ricevi delle sanzioni o sei comunque discriminato nell'accesso a servizi pubblici. Adesso non so se questa Allora, seconda Citizen Credit parte, è privata, non è gestita dallo Stato, ma quindi lo Stato però non mi dicevi può hanno. comunque se vuole accedere. Però, per esempio, esistono software molto simili che sono stati sviluppati da autorità locali e che vanno a valutare, vanno a attribuire un punteggio in base all'obbedienza, tra virgolette, al rispetto delle leggi. Per cui se paghi le tasse o non le paghi, no? Se ti comporti in maniera corretta dal punto di vista normativo. Ma pensa anche a un altro aspetto. Pensa al fatto che in Cina, quando vieni una società anche, non solo una persona fisica, viene condannata a effettuare un pagamento, no? Mi è capitato, società italiana ha un credito verso la società cinese, andiamo in giudizio, società viene condannata, non paga, andiamo in esecuzione, pignoriamo gli immobili e non pagano. Il legale rappresentante della società in automatico viene condannato dal giudice a sottrazione del passaporto, dell'ID, per cui questa persona non può più volare, non può più prendere treni pubblici. Ho visto provvedimenti dove il legale rappresentante, quando il debito era consistente, non poteva iscrivere i figli a scuole di livello superiore, non poteva iscriversi al club del golf, non poteva acquistare immobili di lusso, okay? E questi dati sono pubblici. Quindi il trattamento dei dati veramente è in un certo modo subordinato, credo, anche a un certo livello proprio nella concezione che hanno le persone del trattamento dei dati, quindi accettato il fatto della disclosure, della comunicazione di dati che per noi mai dovrebbero essere comunicati, a parte una denuncia immediata, no? Ma Questo sai, poi a parte comunicare i dati, forse c'è un elemento che per noi è diventato anche un po' saldo, no? L'articolo 22 del GDPR, appunto l'intervento umano sostanzialmente, no? Nel senso che abbiamo sempre diritto, almeno appunto, dal testo del GDPR, poi magari questo non succede sempre, però quantomeno appunto il diritto ad avere, si desidera, un soggetto umano e non essere appunto profilati in modo completamente automatizzato da un algoritmo sempre e comunque, è un po', diciamo, ormai un diritto che lo diamo per acquisito. E laddove invece nel caso cinese la vedo difficile, no? dipende. L'esempio che facevo ha una rilevanza pubblica, quindi in quel caso no. Nel senso, noi il pagamento alla fine l'abbiamo ottenuto perché la signora, pur di avere il suo passaporto, i soldi li ha trovati. Però lì c'è la Però decisione del giudice, giusto? lì c'era un giudice. Ok. Nel Citizen caso del. Credit si può impugnare lo score. Lo stesso vale per l'altro sistema, che questo è pubblico, il Social Credit System, che riguarda le società. Per cui anche io posso andare online e trovare in merito ad una società dati che non sono solo quelli che in Italia troviamo registro imprese. Trovo anche provvedimenti, o perlomeno menzione dei provvedimenti amministrativi, eventuali sanzioni, eventuali provvedimenti connessi al mancato pagamento delle imposte, eventuali problemi connessi all'immobile, quindi sanzioni anche dal punto di vista edilizio, dal punto di vista ambientale. Io trovo traccia di tutte queste informazioni, sono pubbliche. Certo, far modificare poi questi dati è difficile, ma non è che si può chiedere, in questo caso sono società però, sono società e non si può chiedere la rimozione. Dal punto di vista privato, quando questi sistemi di raccolta dati portano alla pubblicazione, rendono noti dati personali che non sono corretti o che non dovevano essere noti, si può andare al giudice. La cyber law lo prevede, quindi teoricamente, come dicevo, ci sono tanti punti di contatto con la normativa europea, quindi non è che il cittadino cinese sia privo di tutela, soprattutto nei confronti dei privati.
molto più difficile è nei confronti della pubblica amministrazione, ecco, molto, molto più difficile. Cioè, questo è l'avvocato che difende il cittadino contro la pubblica amministrazione, ma in questione di privacy ha tutta la mia stima, ecco, perché va incontro, ha uno score molto basso. Esiste una figura così, un po' Don Chisciottesca del difensore. No, ci sono, ci sono, ci sono. Si sa che ci sono perché ogni tanto si legge che vanno incontro a una serie di problemi, di difficoltà, ecco. Ci sono tante istanze sociali che vengono portate in giudizio da avvocati coraggiosi, ecco, perché per causa dello Stato cinese è qualche cosa che è giuridicamente possibile, il procedimento amministrativo c'è. Però è sempre percepito in maniera negativa, possibile che non ci sia un altro modo di risolvere il problema, un po' questo sempre l'approccio. Ma anche dal punto di vista proprio amministrativo, cioè il livello superiore di un'amministrazione che vede una causa contro un livello inferiore va prima di tutto a criticare il funzionario che ha creato queste situazioni, non si deve creare questo tipo di situazioni, il cittadino non deve essere portato a far causa allo Stato. Quindi, Perché diventa un gradello di sabbia nell'ingranaggio, no? Se Sì, vogliamo. non è ben visto, quindi si cerca comunque di risolvere i problemi in maniera sempre stragiudiziale, però a volte ci sono i processi contro lo Stato cinese per tante questioni, tra cui anche la privacy, il trattamento dei dati. Però in generale, Sesame Credit piace. Che è sorprendente, però insomma, riflettendoci è anche comprensibile, no? Se appunto poi diventa un sistema quasi, diventa, se vogliamo vederlo in modo forse un po' ingenuo, diventa quasi gamification, no? Della vita sociale. Io ti attribuisco un punteggio che può crescere anche in base al tuo, alla tua reazione. Poi questi meccanismi però danno anche vita a situazioni che invece il governo cinese non accetta. Per esempio, immaginate la quantità di dati che ha Alibaba, no? Alibaba che ha Alipay, quindi vede tutti i pagamenti, ha My Bank, tutto il microcredito. Poi ha un'altra, attraverso Alipay è anche possibile fare investimenti. Con un click si va direttamente a investire, non c'è più l'intermediazione bancaria, quindi il costo è irrisorio. Pensate quanti dati è in grado di accumulare una società privata come Alibaba. Ed infatti si vengono a creare anche tensioni con l'amministrazione pubblica, anche perché pensate che il valore degli investimenti fatti attraverso Alipay nel 2018 è 260 miliardi. Cioè, per cui il governo cinese ha cominciato a recitarsi, no? Perché sono tutti fondi che una volta sarebbero stati investiti attraverso le banche, invece adesso vanno in tutta una serie di investimenti scelti attraverso l'app. Quando parliamo di investimenti, di cosa parliamo? Titoli, borsa, qualsiasi tipo di investimento. Per il cinese, una cosa mi ha stupito tanto, io mi ricordo parecchi anni fa, ma più di 10 anni fa, chiacchieravo con la signora delle pulizie del mio ufficio, perché la sentivo parlare al telefono la mattina e dicevo, ma di cosa stai parlando che non capisco? Però i termini. E gliel'ho chiesto, ma di cosa stai parlando? Io lo parlo cinese, ma quello non lo capivo. E mi si è detto, ma ho deciso di vendere alcune azioni e di comprarne altre. Ah, cioè c'è una propensione all'investimento molto diversa dalla nostra. E adesso questo si traduce in un click, a E costo questo è un di... punto interessante. C'è anche quindi una forte, immagino, insomma, conoscenza, una forte diffusione delle competenze finanziarie di base. Perché te lo chiedo anche perché noi, in un prossimo appuntamento utopico, in questa settimana parleremo di questo con la professoressa Lusardi, che è la direttrice di Lusardi. Competenze non lo so, le No. competenze non lo so, Però c'è una propensione. però la propensione all'investimento ma anche in cifre molto piccole, con investimenti molto frequenti, gestiti attraverso l'app, Quindi micro investimenti. esatto, microcredito, microinvestimenti, che però, dato il numero di utenti, diventano cifre importanti. Infatti, in questo caso, Pechino è intervenuta perché Jack Ma hanno detto questa volta è esagerato, troppi soldi dirottati dal sistema bancario, troppi dati a disposizione di una società privata,
con Jack Ma, che poi a ottobre se ne esce pure dicendo il sistema bancario cinese non corre rischi, non fa scelte rischiose, a volte non corre rischi, è il rischio più grande, sembra il banco dei pegni. E quel giorno non lo hanno più visto in pubblico e qualcuno ha cominciato a temere il peggio. Poi fortunatamente è ricomparso, ma gli hanno bloccato la quotazione. Gli hanno bloccato la quotazione, cioè... sono anche meccanismi che poi vanno un pochino al di là delle norme. L'hanno promulgata la norma per regolamentare il microcredito. Hanno promulgata e sulla base di questa norma poi hanno spiegato il blocco della quotazione di questa società che faceva principalmente microcredito. Peccato che la norma sia arrivata dopo aver bloccato la quotazione. Quindi c'è stata una ragione politica poi seguita dalla norma. Però ecco, questo per far capire che la propensione a tutto ciò che è digitale, la propensione alla condivisione dei dati, delle informazioni dal punto di vista cinese è molto diversa dalla nostra. C'è meno timore, c'è aspetto più approccio più pragmatico, che benefici mi può portare. Vabbè, corro qualche rischio, ma ho benefici concreti, perché ricevo il microcredito. C'è la special lane all'aeroporto, cioè. Sì, sì. No, ma è comprensibile, anzi potrebbe anche essere l'idea per una startup qui da noi, no? un sistema ovviamente, beh, sai, se c'è chiaramente consenso al trattamento del dato. Beh, d'altronde ci stiamo abituando un pochino anche noi, no? Cioè, la lotteria degli scontrini, dopo tutto, esatto, esatto, sono sistemi che dopo tutto usano questo tipo di nudging, no? Sì, e raccolgono dati che la gente è ben contenta di... Leggevo di questo paragone il numero di utenti di Immuni rispetto a cashback, eppure il problema di Immuni è la condivisione dei dati, figurati quanti dati condividi sulla tua vita privata attraverso il cashback, cioè. Però lì non se ne è preoccupato quasi nessuno, registriamoci tutti che così otteniamo questo. Sì, sì, abbiamo questo tema, abbiamo discusso. Ma il discorso è un po' simile, ecco, solo veramente con numeri molto, molto più grandi e comunque un controllo molto più marcato di tutte le attività, perché il controllo comunque è capillare. Proprio perché i dati passano comunque sempre da Pechino, Pechino ha le sue linee guida, i suoi principi, i suoi filtri, perché pensate a tutti questi dati, che tipo di utilizzo potrebbero avere data la tecnologia di intelligenza artificiale che hanno i cinesi. Fantastico, cioè... Ah, la cosa anche qui, no, è bidirezionale, perché tu l'intelligenza artificiale la fai progredire non solo trovando algoritmi nuovi rispetto magari a quelli tradizionali, ma soprattutto avendo la capacità di addestrarli. Quindi quanto maggiore la quantità di dati che hai a disposizione, tanto più tu avanzi, anche a parità di algoritmi, no? Se io e te partiamo con lo stesso algoritmo, ma tu hai 10 volte la quantità di dati che ho io, già soltanto per questo pensa tu hai una capacità di progresso tecnologico maggiore. Pensa quanti ne hanno loro di dati. Esatto. Però sono filtrati, perché lì il controllo c'è. C'è un controllo stringente, i dati vengono filtrati, per cui non riflettono una realtà vera. Riflettono una realtà auspicata, una realtà, come posso dire, indirizzata. C'è un filtro, no? C'è in termini di... verso l'esterno. Non solo. Verso l'esterno, intendo. Non solo. Verso l'esterno sicuramente. Quindi i dati che provengono dall'esterno ovviamente sono filtrati. La ricerca che fai in Cina su Yahoo, non uso niente oltre a Google, però mi ricordo che se non sbaglio c'era Yahoo, forse Libero, ecco, non mi ricordo. Bing, altri motori di ricerca. La fai in Cina, ti dà certi risultati, la fai in Italia, te ne dà altri. Google non si è piegata e quindi Google in Cina non c'è. Ma i dati sono filtrati, quindi anche l'intelligenza artificiale va a analizzare dei dati che non sono veri. Non riflettono davvero quello che potrebbe essere il comportamento, le idee,
aspirazioni della popolazione, perché c'è un filtro, quello è un... Però, sai, sono, lì poi anche c'è un po' il tema del bias, no? Il tema della dissonanza cognitiva che anche l'algoritmo ha, che ha se, anzi, scusami, che i dati su cui adesso l'algoritmo hanno sempre, e probabilmente quella riesce anche a misurarla e entro certi limiti a procedere, no? Al netto del bias stesso. Quantomeno Forse, questo forse, discorso non l'avevo lo già so, non lo aperto, so, quindi è molto se tecnico, non lo so, non lo so. So che appunto sono dati un po' falsati, ecco, non sono dati reali, è un peccato perché si rallenta, perché si distorcono alcune realtà, però è così. questo peraltro l'abbiamo visto anche noi, perché se vogliamo, magari non a bella posta, ma se prendiamo ad esempio i dati sui contagi in Lombardia. Ok, no? Anche quelli sono dati filtrati, magari filtrati per sbaglio, però il risultato poi finale è lo stesso, no? È strano, sì. Beh, è però comunque veramente diverso l'approccio, è veramente diverso, anche perché comunque questo tipo di filtro è percepito come quasi come necessario, è Sì. accettato. L'opinione pubblica accetta questo tipo di filtro, anche perché è un'opinione pubblica ormai consapevole, c'è, come dicevo prima, quella stessa classe media che vuole una qualità della vita dal punto di vista ambientale migliore, è una classe media che ha le VPN, che viaggia, che quando è all'estero usa Google. Quindi c'è consapevolezza di quali tipologie di filtro vengono applicate. C'è consapevolezza rispetto alla propaganda, che è abbastanza marcata su tutti i mezzi di comunicazione, che sono tutti di Stato. Però è accettata come un compromesso sufficientemente equilibrato in termini di, da una parte, sviluppo economico, un miglioramento delle condizioni di vita, dei reddituali, e dall'altra parte un sacrificio dal punto di vista di altri aspetti, che vanno dalla privacy a tanti altri aspetti della vita quotidiana, ecco. Paola, per concludere ti chiederei questo, quale consiglio daresti a un'impresa italiana che volesse oggi investire in Cina? Che difficile, Tuo top consiglio. che domanda difficile. Diciamo che io vedo le imprese italiane in Cina da 20 anni. È cambiato tutto. Io mi sedevo sul tavolo da una parte del mio cliente italiano e mi sentivo il re del mondo, no? Perché avevamo la tecnologia, avevamo i soldi, i fondi, no? Avevamo il mercato, cioè eravamo noi a dettare le condizioni. Adesso bisogna andare con un po' più di umiltà, perché dall'altra parte anche tutti questi sviluppi hanno dato vita ad una classe manageriale, non voglio dire arrogante, però molto consapevole della propria forza in tanti settori, quindi è diventato molto più difficile, è diventato molto più costoso, perché una penetrazione del mercato, sia che sia retail, sia che sia produttivo, è diventato più costoso. Bisogna farlo con molta più attenzione, in maniera molto più strutturata, con molto più professionale. Non è più dai, vado e provo, è finito il tempo del vado e provo. Bisogna farlo in maniera molto, molto consapevole, facendo attenzione alla privacy. Scherzo. Quindi affidarsi magari agli esperti, no? Assolutamente. Anche perché poi, vabbè, ci sono tante Cine, c'è anche la Cina del piccolo imprenditore dell'interno, quale ancora non ci si capisce, si veramente si interagisce come su due diversi pianeti. Però ormai sono realtà che sono sempre meno, e comunque esiste posso dire, un supporto dal punto di vista dei professionisti locali che diventano sempre più bravi. Tale per cui veramente è diventato più difficile, bisogna farlo con più attenzione. Le occasioni sono ovviamente ancora tantissime, anche perché io vedo che chi va in Cina adesso ha tecnologie che, di nuovo, nell'ottica di primato tecnologico, la Cina vuole. E nell'ottica di sviluppo ecosostenibile, di sviluppo verso la tutela dell'ambiente, ci sono tecnologie in Italia interessantissime. E queste tecnologie sono più che benvenute in Cina, quindi sono tantissime.
chance, tantissime possibilità. Certo che non bisogna, non ci si può più improvvisare, l'avventura cinese non, no, non c'è più, non si può più fare. Mi sa che ci sono cascato anch'io al famoso mute. Grazie, Paola. Le 10, perfetto. Sì, sono stati perfetti, perfetti, proprio alle 10. Ma noi, se vuoi, andiamo avanti oltranza. Ma... No, ma anche perché abbiamo toccato mille temi, magari... Però siamo stati sei stata brava, bravissima, poi a condensare tutto in tantissime cose che ci eravamo detti. Avevamo programmato di dirci in 60 minuti, che piace bene. Bene, Paola Bernardi, grazie mille, grazie a tutti. Vi diamo appuntamento peraltro a un prossimo, possiamo dirlo, un prossimo incontro sulla Cina. Lo mettiamo in cantiere, lo pianifichiamo come... Scegliamo magari un tema e su quello andiamo in verticale. Un po' più a fondo, un po' più in verticale, sì. Va bene, va bene. Grazie ancora Paola, buona serata a tutti. Altrettanto, grazie a te. Arrivederci a tutti, arrivederci, ciao.